Bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Italiano EP di Sfera Ebbasta e Russian. Sono già usciti due singoli, vale a dire Italiano Anthem, che ho reactato e vi lascio il link in descrizione, ma anche Mamma Mia, che invece non ho ascoltato e ascolteremo insieme con le altre quattro canzoni. Che dire, io partirei subito anche perché vado di frettissima e vi ricordo di lasciare un mi piace perché tanto dopo ve ne scordate, ma soprattutto se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist, il gruppo Telegram e tra i miei social TikTok, che ultimamente sto usando abbastanza, sono costante già da una o due settimane, e quando non escono video su YouTube usciranno video su TikTok, è più o meno questo il mio, cioè come voglio organizzarmi. Detto questo, procediamo. Pensava io e te su una sportiva. Vabbè, ci posso stare. Vabbè. Sapete che mi ricorda molto Travesuras dell'SLF? Penso solo mamma mia. Preferisci Fendi o Gucci? Preferisci pizza o sushi? Chiama, di pure che stasera non ritorni a casa. Spegni quelle luci, chiudi quella persiana. Vabbè ragazzi, che dire, è lo Sfera che sentiamo da qualche anno a questa parte, con influenze un po' reggaeton, latine, e per carità, magari nel suo genere questa canzone è anche una hit, oddio, comunque è abbastanza orecchiabile. Sapete che però personalmente questo lato di Sfera non lo apprezzo affatto. Comunque nel ritornello alcune proprio linee melodiche mi hanno ricordato molto Travesuras dell'SLF, in generale un po' quelle di Young Snap che fa nel ritornello, ma credo che sia solo una coincidenza, però appunto mi ha rimandato subito a quella canzone. E la hit alla Sfera Ebbasta, cioè alla Sfera Ebbasta degli ultimi anni, quindi per carità, questa ormai è la sua direzione artistica, fare canzoni mainstream, fare i numeri, va bene così, però chiaramente a me non è piaciuta. Andrei avanti con la terza, che è Easy featuring Fabi Foreign. Gira al contrario la lancetta sul mio IP. Ok. Non mi parlare di strada. Un chilo alla mia collana. Va bene. Ok. Immaginatevi Fabio quando ha sentito sta cosa. Ecco Fabi. Il mix della voce è un po' strano. Di questa collaborazione si sapeva già da un bel po', perché erano stati spoilerati loro due sul set di un video che a questo punto credo proprio che uscirà. Anche lo snippet della canzone era girato insomma un po' su internet. E devo dire la verità, se appunto lo snippet mi aveva fatto dire vabbè figurati, sarà la solita canzone un po' mediocre, in realtà mi è piaciuta, secondo me è proprio carina, un bel ritornello, anche Sfera nella sua strofa, nonostante le cose siano sempre quelle, però mi è piaciuto insomma come ha rappato. Vi dico anche che ho sentito un po' di influenza dello Sfera del 2017, soprattutto nel ritornello, e quindi questa cosa mi ha fatto abbastanza piacere. Per il resto Fabi Foreign fa una strofa normale, niente di incredibile. Una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il mix della sua voce, che secondo me ha un po' snaturato poi quella che è la vera essenza di Fabi Foreign. Non lo so, mi è suonato un po' strano. Però a parte questo, sta canzone è molto bella, sincero. Non me l'aspettavo. Quindi andrei avanti con la prossima, che è Sola, e questa dovrebbe essere featuring Mike Towers, vero? Yes sir. Oh, è spagnolo. Ok. Unexpected questa parte, ragazzi. Ok. Mm.
Allora, anche questa, nonostante non rientri nelle mie corde, non mi è dispiaciuta, perché per esempio la confronto un po' come Mamma Mia. Alla fine più o meno l'influenza reggaeton è sempre la stessa. Quella magari è un pochino proprio più hit, invece qui è un pochino più introspettiva, più malinconica. Però in questo caso sia la produzione, sia proprio le linee melodiche che hanno preso, non mi sono dispiaciute per nulla. Novità perché c'è il ritornello in spagnolo di Sfera Ebbasta, che devo dire che se inizia magari a prendere un po' più di familiarità con questa lingua, secondo me può andare forte anche proprio in tutti quei paesi lì, cioè tipo la Spagna e via dicendo, perché comunque lui è stato accostato, no, a J Balvin, mi viene in mente la canzone con Famoso, che ha fatto un sacco di numeri. Quindi se riesce anche un attimo a farla più sua come proprio lingua, secondo me da quel punto di vista può fare ancora molti più numeri. Andiamo avanti con XAY con Bia. Ok ragazzi, su Nick 6 va bene. Questo è un flow di Lazza. Ehi, ma i capelli che schifo. Ok, bello. Buongiorno. Good morning. Vi dirò, incredibilmente anche quest'ultima traccia non mi è dispiaciuta, perché in questo caso pure le vibe sono un po' quelle dello Sfera vecchio, insomma, di quando faceva le robe un pochino più trap, e lui ha fatto un bel ritornello che veramente, cioè, figo, mi è piaciuto. Ma anche la sua strofa, per niente male, tranne la parte iniziale in cui magari, ripeto, mi è sembrato troppo Lazza, proprio lo stesso flow. Poi c'è questa Bia che io non conosco minimamente, che però anche lei non mi sembra che abbia fatto una brutta strofa. Quindi, che dire in generale a questo punto di tutto l'EP? Parliamoci chiaramente, non è nulla di che. Cioè, non è una bomba, non è Sfera spaccato e tutto quello che volete. Se lo paragoniamo alle ultime cose che ha fatto, vi dico, sì, Sfera spaccato. Però in generale sono tutte robe che bene o male nel corso della sua carriera ha già dimostrato ampiamente di saper fare. Nonostante questo, vi dico che queste 5 tracce, 4 di queste 5 tracce sono totalmente superiori a tutto Famoso. Da questo punto di vista è una cosa incoraggiante, perché comunque secondo me, vuoi un po' anche per le produzioni che non sono i beat di chi cazzo hanno messo in Famoso, non lo voglio manco ricordare, comunque un produttore come Rush, uno che ha collaborato con gran parte della scena americana, qualcosa la saprà fare, e infatti secondo me a livello di produzioni ci sta, nonostante non siano eclatanti. Vuoi un po' anche perché Sfera magari ha messo, cioè su 5 canzoni tipo 2-3 sono quasi a ricordare, insomma, quando faceva la trap davvero, che poi non è quella la roba, però avete capito. Vuoi o non vuoi, per queste motivazioni alla fine l'EP secondo me è valido, ci sta, e per quanto mi riguarda è meglio di tutto Famoso, cioè detto proprio sinceramente. Però da qui a dire che l'EP è una bomba, è una hit, Sfera spaccato, beh, ce ne passa un bel po', perché sì, è sicuramente carino, però non è nulla di eccezionale o indimenticabile. Questo poi è il mio parere. Voi come la pensate? Queste 5 tracce vi sono piaciute, vi hanno sorpreso? Qual è il feat che vi è piaciuto di più? La vostra traccia preferita? Scrivetemi tutto nei commenti, che io come al solito vi leggo tutti sempre. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Se non lo siete, mi raccomando, iscrivetevi a quel cazzo di canale. E se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni notifica di video che carico e quant'altro. In descrizione trovate tutti i miei social e vi ricordo ancora di seguirmi su TikTok. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.